Ciao carissimi, buongiorno, ben ritrovati in questo giovedì della quinta settimana di Quaresima. E non so, spero che abbiate dormito serenamente questa notte, vi siete risvegliati questa mattina, avete aperto la finestra e vi siete resi conto del bellissimo giorno che c'è dinanzi, un sole splendido, una giornata nitida, un sole che ci riscalda, come ci riscalda oggi la parola di Dio. Di questa liturgia che, della parola che la Chiesa ci affida per la nostra crescita, per il nostro essere discepoli sempre di più del Signore. Ecco, nella lettura di questi testi, mi veniva in mente un po' questa affermazione: ancora o ancora? Perché continua ancora questo dibattito nel Vangelo di oggi fra Gesù e Giudei. Siamo al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, versetti 51-59, e Gesù esordisce dicendo una cosa importante: in verità io vi dico, quando sentiamo queste parole, Gesù sta affermando una novità strabiliante, quindi bisogna stare sull'attenti. Signore dice che chi ascolta la sua parola non vedrà la morte in eterno. Allora i giudei cominciano a dire: ma te sei più grande di Abramo, di su e di giù, che ti credi di essere, di su e di giù, eccetera. Fondamentalmente Gesù dice: guardate che Abramo ha desiderato vedere questo giorno, lo vide da lontano e si rallegrò. Sta Gesù parlando di quel sacrificio che Dio aveva chiesto ad Abramo di immolare suo figlio Isacco, un sacrificio che non avvenne perché intervenne poi l'angelo nel momento dell'immolazione e fu messo l'ariete al posto di Isacco. Ma quell'Isacco è la prefigurazione dell'immolazione di Gesù. Ecco perché, se vi ricordate bene, nella veglia di Pasqua, come seconda lettura della liturgia della parola, ascoltiamo, sempre il libro della Genesi, il racconto della immolazione, di Isacco. Ecco allora che Abramo vide questo, si rallegrò perché fu salvo il figlio. Sì, è vero, perché Gesù doveva venire per morire per la salvezza dell'umanità intera. Ecco, allora Gesù afferma di essere l'Io sono. Ecco, c'è un'ancora che il Signore sta lanciando, che è l'ancora della salvezza, l'ancora della fede, della speranza, perché chi crede in Lui non morirà in eterno. Lo abbiamo anche ascoltato nel Vangelo di domenica, se vi ricordate, della risurrezione di Lazzaro. Ecco, allora è fondamentale che si rinnovi la nostra fede in Dio, nel Dio della vita, in quel Dio che il Signore Gesù ci ha ribadito più volte che il Dio della vita. Perché? Perché Gesù, anche morendo, il Padre, ecco, lo ha risuscitato a vita eterna. Ecco allora che, forse un occhio attento non sarà sfuggito, che qui c'ho qualcosina che se riesco a prendere, eccola qua. Questa è un'ancora. E attaccata a quest'ancora c'è un bigliettino arrotolato. Ecco, allora io vi chiedo questa mattina di andare a prendere il libro, Salmo 91, di andare a leggere questo salmo e quali sono i due versetti che io ho, che troviamo qui in questa pergamena. Ok? Quindi vi invito a segnalarveli. Va bene. Ecco, prima di abbracciarvi e di salutarci calorosamente, volevo dirvi che vi aspetto questa sera alle ore 21 per la diretta su Facebook. Farò una lezione divina sul brano di Matteo, capitolo 21, versetti 1-11, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Testo che solitamente si ascolta nella Domenica delle Palme, appunto prima della benedizione delle Palme stesse, per commemorare l'ingresso di Gesù. Vi chiedo, oltre a prendere la Bibbia per questa sera, ad avere questo testo dinanzi a voi, quindi già a cercarlo, di avere un altro testo a disposizione che ci occorrerà, è il Salmo 118, che correrà appunto per la lezione di questa sera, quindi questi due testi importanti. E poi vi invito ancora a iscrivervi sulla pagina YouTube Don Mauro Pallini. Siamo arrivati a più di 530 iscritti, vi ringrazio di cuore.
La meta è 1000, sperando di poterci arrivare prima di domenica, in modo tale da trasmettere anche in diretta sul canale YouTube la messa che poi celebrerò in chiesa. Un abbraccio caloroso a tutti, ma un caro abbraccio, lo voglio rivolgere alla mia nipote che oggi compie 15 anni. San Giovanni Paolo II possa intercedere per tutti i giovani. Special modo oggi per la mia nipote, perché oggi ricorre anche l'anniversario della sua morte, 2 aprile del 2005. Un abbraccio caloroso e ci vediamo questa sera e anche domani mattina.